regno dove sta andando. Vi salto moltissimo, però una cosa ve lo voglio dire, il tentativo di dare uno sviluppo urbanistico al Mezzogiorno fu fatto da Carlo di Borbone e questo sviluppo riposa addirittura all'epoca angioina, quando si cominciano a costruire strade che vanno verso il Mezzogiorno, perché la Sicilia era perduta e allora bisognava in certo senso controllare le regioni più lontane. Il problema è qual è? Che queste strade si sono sempre mosse al contrario, cioè sono sempre state le risorse che sono salite verso la capitale e mai c'è stato questo processo inverso. Uno dei dati inoppugnabili del 1861 è ad esempio che il regno di Napoli allora aveva un prodotto interno lordo il doppio di quello piemontese, il regno di Sardegna. Ma in mano a chi era questo prodotto interno lordo? Come si produceva? Voglio esagerare, 10 famiglie che vivevano a Napoli, una struttura lì galante e ottimista a dire caduto il feudalesimo, era molto ottimista. L'unica differenza era che i feudatari stavano a fare la bella vita a Napoli, ma la struttura feudale nel regno di Napoli rimane ben oltre il 1806 e l'approvazione del 1809 della legge, vabbè, adesso sono cose che sapete, però la struttura feudale del Mezzogiorno noi l'abbiamo anche nel controllo ad esempio della malavita organizzata, che si organizza ancora, non soltanto nel 1861, ma tutt'oggi, seguendo la struttura feudale che controlla il territorio, dove questo lo diceva molto bene il giudice Falcone, dove l'obiettivo non è combattere lo Stato, ma è sottrarsi allo Stato, no? E lì c'è una continuità assoluta di questo. Se questo regno così ricco, che nel Settecento era il primo probabilmente ricco, regno d'Europa, Parigi e Napoli se la giocavano come prima capitale d'Europa, non ha fatto lui l'unità d'Italia, ma l'ha, tra virgolette, subita, sicuramente come monarchia. Riposa anche in questo, nell'incapacità che ha avuto questa monarchia di trasformare quella ricchezza, che ricordiamoci che nel Settecento la ricchezza era la ricchezza agricola e noi avevamo il tavoliere di Puglia che era ricchissimo. Filangieri, quando nel 1787 entra nel Supremo Consiglio delle Finanze, che sarebbe, diciamo, il Ministero delle Finanze del Borbone, la prima cosa che fa, purtroppo ci sta solo un anno, è vero che muore giovane, muore a 35 anni, ma ha aspettato tantissimi anni che Ferdinando di Borbone in qualche modo gli riconoscesse un ruolo all'interno dello Stato. Fa una sola cosa, scrive un parere sulla tassazione del tavoliere di Puglia. Ci mette 3 giorni a scriverlo, lo dà a Ferdinando IV, non so se lui o chi per lui lo legge glielo istituiscono subito. Perché che cosa c'era scritto in quel parere? Che andava cambiata la tassazione per favorire che cosa? La frammentazione della proprietà terriera. Perché dice, fin quando ci saranno grandi latifondisti, questi latifondisti non hanno nessun interesse a far fruttare al massimo quei terreni. Allora lui consigliava una sorta di, diciamo, scusatemi l'anacronismo, socializzazione delle terre, cioè di frammentazione dei latifondi e di dare direttamente la gestione dei latifondi alle masse agrarie. Ovviamente chiunque l'abbia letto gli è stato restituito subito e poi è finito nel patrimonio di Tommasi, diciamo, l'erede di Filangieri. Questo per dire che c'è stata una sordità ripetuta del Mezzogiorno. Noi però abbiamo avuto gli strumenti per comprendere quello che stava succedendo. Adesso, insomma, la citazione di Aldo Loris Rossi ve la lascio, però invece vi do una citazione di Gramsci, che parlando della Francia giacobina, quindi prima della trasformazione del 93, dice 793. Scusatemi. I giacobini lottarono strenuamente per assicurare un legame tra città e campagna e ci riuscirono vittoriosamente. La loro sconfitta come partito determinato fu dovuta al fatto che a un certo punto si urtarono contro le esigenze degli operai parigini, ma in essi in realtà furono continuati in altra forma da Napoleone. E questo, allora, noi sappiamo benissimo che la Francia è la prima nazione ad avere una grande testa. Però non ha un piccolo corpo. La Francia ha saputo sviluppare una borghesia e una struttura, diciamo,
burocratica che ha permesso il rapporto tra capitale e provincia. Nel nostro regno questo non è mai successo. Anna Maria Rao l'ha chiamato l'amaro della feudalità. L'amaro per questo, perché noi siamo stati lì per fare questo passo e poi non ci siamo riusciti. Su questo io la penso come Spini e devo dire è facile anche come l'avvocato Marotta, ognuno poi c'ha le proprie, siamo tutti vittime dell'influenza dell'esterno. Io non sono platonico in questo, non credo che la verità la troviamo dentro di noi, ma è sempre nel confronto con gli altri. Però io credo che gli eventi del 99 siano stati decisivi. Quando noi, adesso io sto venendo da un liceo che si chiama Cirillo, che sta diverso, quando noi guardiamo la classe intellettuale che è stata eliminata con la restaurazione e le condanne del 99, noi vediamo quello che sarebbe potuto essere. Certo, la storia non si fa con i sei, anche se negli Stati Uniti danno belle cattedre della storia ipotetica, però la storia non si fa con i sei. Però nel Mezzogiorno sicuramente è mancato un Cavour. Ma noi ne avevamo tanti di Cavour, e molto prima. Nel Mezzogiorno è mancato un grande giurista, però avevamo Pagano, che ci ha lasciato il progetto di Costituzione del 99, che contrariamente a tutte le altre, in questo Spini l'ha detto chiaramente, tutte le altre Costituzioni, noi leggiamo tutte le Costituzioni, sfioro soltanto la parola Costituzione, poi mi ritraggo subito, però se guardiamo le Costituzioni giacobine, sono praticamente la traduzione della Costituzione d'anno terzo francese 1795. Se prendiamo quella di Pagano, ci sono degli elementi chiaramente, perché è un punto di riferimento, ma ad esempio c'è una cosa come gli eforati, che sarebbe diciamo, tradotta dalla Corte Costituzionale, che non c'è nessun'altra di queste Costituzioni. Pagano ha fatto un lavoro, stiamo parlando di 5 mesi e mezzo, tutta la Repubblica 99, ha fatto lui e la commissione legislativa che ha scritto con lui. Quella Costituzione ha fatto un lavoro molto importante e quella Costituzione poteva veramente dare una svolta diversa al regno. La prima legge che fanno è la ridivisione delle province. Poi viene subito ritirato perché anche lì i baroni hanno detto ma già avete fatto la Repubblica, ci volete pure togliere le terre, fermatevi un attimo. Nel febbraio viene fatta questa legge, ricordate il 23 gennaio, anzi il 21 gennaio, poi il 23 gennaio come francesi. Viene proclamata la Repubblica. Quindi, per dire che cosa? Che le radici meridionali del Risorgimento sono molto forti, sono moltissime, e sono però atti mancati. Cioè, io quando leggo questa storia, leggo veramente una storia di atti mancati. Ed è quando arriva Garibaldi in Sicilia, Franceschiello, ma per affetto, non per... cambia il capo dell'esercito. Il capo dell'esercito aveva 78 anni, è giusto che... Il nuovo ne aveva 80, 80 ne aveva. Cioè, largo ai giovani, come si fa adesso, no? Ci sono stati grandi responsabilità, ma non mi cito più Filangieri, però ce ne sarebbero i passaggi. Però vi voglio fare altri due esempi. Adesso sono 26 minuti, 4 minuti dura, ma ce la faccio. Voglio fare però due esempi veloci, ve li voglio fare, per capire perché poi noi abbiamo grandi radici. Faccio un esempio, io prima non a caso citavo il rapporto Benjamin Franklin Filangieri, perché se voi leggete la scienza della legislazione, cosa che invito a fare, in realtà non c'è mai, se non riferita alla tradizione classica, la parola Costituzione, ma è permeata di senso costituzionale, cioè di riduzione, no? Adesso che cos'è la Costituzione? Ce lo dice il professore, ma dire ad esempio che la Costituzione è un atto di sfiducia nei confronti del potere non è una cosa del tutto arbitraria. Questa sfiducia nei confronti del potere monarchico è permeata nella scienza della legislazione. Vi faccio sempre un esempio che forse è banale ma non del tutto. La scienza della legislazione non ha dedicatoria. Lui il parere sull'ultima legge del sovrano la dedica a Ferdinando IV. La scienza della legislazione, che è la sua opera maggiore, non ha dedicatoria. Perché lui sapeva benissimo che non era dedicato alla sovranità, ma
ma era dedicato al proprio popolo, anzi lui dice ai popoli d'Europa. E invece quando scrive a Benjamin Franklin, Frangeli si libera perché è una corrispondenza privata e lui gli chiede di andare negli Stati Uniti, perché lì sta nascendo il nuovo codice che servirà, dice Frangeli, non solo alla sua nazione, ma a tutto questo emisfero. Lui ha ben chiaro la prospettiva costituzionale. Non a caso, questo è anche un episodio noto, quando ci saranno i processi dei re di Stato nel 99 ci sarà anche chi cercherà di promuovere un processo postumo a Frangeli, perché era considerato un po' un punto di riferimento, anche se era morto nel 88, quindi 11 anni. E allora vi faccio due esempi, ma vi rifaccio veramente soltanto citando a memoria, senza leggervi i passaggi che voglio fare. Uno è proprio il codice di San Leucio. Il codice di San Leucio è una sorta di utopia concreta. Viene realizzata che cosa? Una sorta di città, una proto-socialista, dove tutto ruotava intorno ad una delle manifatture più alte e nobili del periodo, che era quella della seta, le macchine importate dalla Toscana, il modello di struttura dell'azienda importata dall'Inghilterra, che era molto più avanti di noi come rivoluzione industriale, un codice dove erano garantiti diritti alle donne, dove c'era una sorta di quasi democrazia diretta nella partecipazione dell'organizzazione della società. Se uno legge il codice San Leucio, sembra quasi un modello costituzionale. Poi ci sono due piccoli particolari. Uno, che la sovranità alla fine sono tutti uguali, ma c'è, come nella fattoria degli animali, un maiale che è un po' più uguale degli altri, e quello è il re. Quindi la sovranità alla fine rimane nelle mani del re. E poi tutto questo è per 241 persone. È limitato nel confine circoscritto di San Leucio. Se si esce da San Leucio, quelle cose non possono nemmeno essere pensate. E questo è un po' il limite dell'assolutismo illuminato, no? Federico II, grandi, non quello nostro, quello di, non di Svevia, di Prussia, cioè il corrispondente di Flange, di, lo metto sempre in mezzo, è Voltaire, non è Flange, il corrispondente di Voltaire, in una lettera che cosa scrive? Scrive che i filosofi pensino, ma poi obbediscano. No? Questo, l'assolutismo illuminato funziona fino a che la luce non rischia di mettere in ombra l'assolutismo. Poi è stato sempre così, no? Caterina II con le rivolte dei contadini, cioè siamo tutti, riforma della scuola, Diderot, tutto va benissimo, ma quando mettete in discussione il mio potere, l'utopia, perché è quella veramente un'utopia astratta, non è per nulla concreta, di un potere assoluto che riforma se stesso dall'interno cade. E questo purtroppo l'esperienza del Regno di Napoli è stata questa, è stato un chiudersi gradualmente, un perdere le risorse, addirittura perderle, voglio dire, tagliandogli la testa, quindi insomma, mi sembra una perdita piuttosto radicale, diciamo così. E tutto questo accontentandosi dei primati. E quindi abbiamo San Leucio, abbiamo una ferrovia, abbiamo un'industria siderurgica in Calabria. Chi poteva mai pensare di mettere un'industria siderurgica? È chiaro, poi sono arrivati i piemontesi, è vero, l'hanno spostata a Terni l'industria siderurgica, ma qual era la ricaduta sul Mezzogiorno di quell'industria? Lavoravano 1.800 persone, non sono poche, ma al di fuori di Stio non c'era più nessuna realtà industriale. Era la seconda gloria di quel paese dopo Campanella. E poi ci avviciniamo un po' di più. Faccio parecchi salti perché se no non riesco a essere fedele, guardate quanto salto. Però voglio arrivare a due cose, voglio arrivare a un confronto. Qui qua veramente sarò apodittico, poi magari se c'è tempo ne parliamo assieme. Un confronto che su queste cose hanno avuto Croce e Fortunato. Voi sapete che Giustiniano Fortunato e Benedetto Croce all'inizio si incontrano proprio su questi temi, sul 99. Benedetto Croce aveva un bel carattere, perché quando Giustiniano Fortunato pubblica la prima edizione dei Martiri del 99, lui, che aveva poco più di 20 anni, scrive una lettera e dice: bellissimo il suo libro, però la San Felice non è stata impiccata, è stata decapitata. Giustiniano Fortunato risponde e dice: come si permette? Dice, io penso sia stato impiccato, se lui mi dimostra quali sono le sue fonti, Croce gli porta le fonti. E
Secondo edizione, Giustino Fortunato corregge, insomma, quindi, diciamo, insomma, c'era una bella tempra, Croce. E c'è un carteggio molto fitto tra Giustino Fortunato e Benedetto Croce. Io vi volevo riportare qualcosa, non vi porto nulla, però vi dico il senso estremo di questo loro ragionare. Loro ragionano proprio a partire dal 99. Su quanto il 99 fosse, Croce era uno e crea molto nel lungo risorgimento, fosse la radice del nostro risorgimento. Ed è stata la radice per due motivi. Perché la sconfitta del 99 ha impedito la crescita di una borghesia nel Mezzogiorno, però ha anche provocato l'esilio di molti di quelli che poi diventeranno i protagonisti del processo risorgimentale. E questo è molto interessante. Cioè, il Mezzogiorno è stato comunque quella, la cosa che diceva anche Napolitano e poi diceva Spini. Il Mezzogiorno è stato parte integrale, protagonista diretto del risorgimento. Purtroppo non è potuto esserlo come Stato, come regno, è stato come nazione sicuramente. Questo sicuramente. E qual è il punto di vista che è rimasto? I morti, quei morti delle lapidi non hanno bisogno di noi, siamo noi vivi che ci gioviamo di loro, questo scriveva Croce. Noi dobbiamo avere memoria di queste cose, perché noi abbiamo giovamento dalla memoria, ma qual è l'eredità? Io ve la dico a memoria, anche se la prosa sia di Fortunato che di Croce è molto migliore della mia memoria, però se no non finisco. Loro dicono una cosa molto importante. Dicono, la loro virtù è stata di essere stati in grado di conciliare l'orgoglio del proprio territorio, la rivendicazione delle proprie terre, con lo spirito unitario. Non c'è mai stata contraddizione in questo. E, dice Croce, a un certo punto, è stata la stessa virtù, questo lo dice alla fine del 47, che abbiamo trovato nella Costituente. Nella Costituente c'è stato quello che prima accennava il dottor Pesce, c'è stata questa grandissima capacità di far confluire, trovare il compromesso, che non è una parolaccia, no? Noi siamo abituati a pensare a compromesso, innanzitutto anche in italiano, no? Il mio computer si è compromesso perché si è rotto, no? Oppure il compromesso come un scendere. Invece il compromesso credo che sia il livello più alto della politica. Cioè sia la capacità di far conciliare interessi che tra loro confliggono. Questo è poi il senso del compromesso in politica, no? L'accordo non come riduzione del livello della discussione o della richiesta dei diritti, ma capacità di far conciliare i diritti che sono entrambi legittimi, ma confliggono. È, diciamo, la grande scoperta della democrazia rappresentativa, questa, insomma, quella che ancora nel Settecento si ha difficoltà a guardare. Quindi, da un lato, questa capacità di conciliare spirito regionalistico senza che questo diventi essere, come diceva Croce, gente di picciolo affare, no? Lui di questo accusava la mancata borghesia meridionale, di essere stata gente di picciolo affare. E questo, voglio dire, è evidente se leggiamo le carte dei nostri protagonisti del nostro risorgimento, io dico nostro come italiani ma anche come meridionali. E poi, in ultimo, la capacità di fare di quest'unità un valore, scusatemi la citazione di Totò, a prescindere dalla forma dello Stato. Questo vi richiamo solo un luogo, sempre a memoria. Richiamo l'ultimo discorso che ha fatto, che tenne Benedetto Croce come Presidente del Partito Liberale. Siamo nel 47 e già c'è stato, gennaio 47, già c'è stato l'esito del referendum. Sappiamo benissimo che Croce era monarchico, non ha mai nascosto. Però che cosa dice Croce in questo discorso? Rivendica la propria posizione monarchica, perché lui diceva che temeva che lo spirito della nazione non fosse sufficientemente forte per rimanere unita senza una guida come quella di un monarca. Però che cosa dice? Dice,
Io ho sempre detto questo, ma non ho mai dato indicazioni al Partito Liberale. Ho sempre detto di votare secondo coscienza. Adesso abbiamo fatto il referendum, ha vinto la Repubblica e noi siamo per la Repubblica, perché adesso l'Italia è la Repubblica. E questo si rispecchierà nella Costituzione. C'è un solo articolo che non può essere modificato nella nostra Costituzione, al di là dei primi 12, ma questo avrei voglia, ma non lo faccio. Ed è quello 139 sulla forma repubblicana dello Stato. Dice Croce, quello che va salvaguardato è l'unità d'Italia. Adesso l'unità d'Italia è la Repubblica. Adesso dobbiamo lavorare perché questa unità abbia delle forti gambe. Sappiamo che partecipa alla Costituente Croce. Lui, l'ultimo discorso che fa è nel 1929 contro i patti lateranensi. Poi si ritira a vita privata per tutto il fascismo, ritornerà a fare un discorso in Senato, non più da senatore a vita, ma da senatore eletto, e sarà sull'articolo 5, che poi diventerà articolo 7, ancora una volta in difesa della laicità dello Stato, uno dei valori su cui si fonda la nostra Repubblica, ma questo poi ne parliamo un'altra volta. Mi fermo qui, ho detto poco, ma insomma, grazie.